macro categoria imprese, categoria comunicazione. Il premio è quello di eccellenza dell'anno comunicazione brand positioning. E vediamo la motivazione, leggiamo insieme la motivazione. Per essere un'agenzia di comunicazione di successo per il territorio del Nord-Est Italia, con 20 anni di attività alle spalle, per la capacità di sviluppare e potenziare il business delle imprese, curandone la comunicazione e il posizionamento del loro brand sul mercato in maniera innovativa e creativa, grazie a un team altamente specializzato. The winner is FK Design. E chi se non lui potrebbe intervenire per raccontarci cosa significa questo premio, se non appunto il fondatore e il managing director di FK Design, Federico Frasson. Buonasera e benvenuto sulle fonti. Buonasera, buonasera a voi e grazie. Le chiedo subito un commento a caldo, guardi, oltre al grazie, che cosa significa per voi questo riconoscimento? Intanto naturalmente complimenti. Beh, per noi è un prestigioso riconoscimento che testimonia un po' il fatto che stiamo facendo un lavoro per le imprese importanti, soprattutto in questi anni di grandi trasformazioni, per cui mi sento veramente orgoglioso di questo riconoscimento e vorrei ringraziare soprattutto la squadra di FK Design. Noi siamo una piccola agenzia e questo probabilmente è una testimonianza che la strada che abbiamo intrapreso è la strada giusta. Siamo una squadra, vogliamo essere una squadra, anche perché in questi anni di profondi cambiamenti digitali, tecnologici, innovativi, ci sono sempre più figure professionali che hanno bisogno di essere coordinate insieme per raggiungere gli obiettivi di business dei nostri clienti. Per cui per me questo è un grande onore e quindi una grande gioia. Ecco, infatti ha già detto anche la parolina chiave, perché abbiamo letto nella motivazione 20 anni di attività alle spalle, chiaramente però in questi 20 anni l'evoluzione nella comunicazione è andata velocissima e non ci immaginiamo forse dall'esterno nemmeno quanto sia andata più velocemente in questo ultimo anno, no? Sappiamo molto bene perché, con tutte le limitazioni che ci sono state. Insomma, come siete riusciti a stare dietro a queste innumerevoli sfide? Insomma, qual è, sa, quando si chiede il segreto, la ricetta del successo, insomma? Ma allora, c'è da dire che bisogna sempre rimanere un po' al passo con i tempi e sicuramente anche scegliere una posizione. La nostra posizione come agenzia di comunicazione è quella di creare e aumentare lo sviluppo del business dei clienti. Per cui ci rendiamo conto che oggi l'imprenditore è confuso, non sa quale strategia scegliere, non sa quali possono essere le attività che deve fare per raggiungere il business o per aumentare il suo business e fatturato. Quindi la nostra scelta è quella proprio di sviluppare bene le fondamenta, perché diventano una guida importante poi per qualsiasi strategia che poi si voglia fare. Quindi è un mercato in profondo cambiamento e la nostra difficoltà è quella di riuscire sempre a comprendere quali sono gli strumenti più adeguati al cliente, per cui per noi la soddisfazione più grande sono i risultati dei nostri clienti. Esatto, poi voi vi occupate proprio del posizionamento del brand di una azienda, quindi immaginiamoci, parte tutto da lì, no? Se si sbagliano le prime mosse, insomma, poi si rischia di penalizzare anche un lavoro buono che è fatto sotto altri aspetti. Quindi lei ha detto gli imprenditori sono confusi e questa è la, tra virgolette, difficoltà maggiore, saper proprio parlare con gli imprenditori per indirizzarli nel giusto modo. Sì, è vero, tra l'altro noi molte volte ci sentiamo di dire che siamo i guardiani della marca, proprio perché l'imprenditore deve fare l'imprenditore, deve realizzare il prodotto, deve vendere il prodotto, deve riuscire a gestire la sua rete vendita. Noi dobbiamo riuscire a coordinare al meglio la sua identità di marca, la sua marca, perché alla fine il valore principale per un'impresa è proprio la marca, per cui vogliamo riuscire a smarcarci in qualche modo dalla terminologia marketing, che oggi vuol dire tantissime cose, e riuscire a valorizzare quella che è la marca per l'imprenditore. Diciamo che infatti la comunicazione, che è il vostro lavoro, si è, la parola intendo dire, il contenitore della comunicazione si è ingigantito, no? Negli ultimi anni e nell'ultimo anno soprattutto, e quindi bisogna saper stare al passo, innovare sempre di più. Quindi insomma, per andare a conclusione, la sfida di oggi non sarà quella di domani, cioè già
passata, diciamo così. Quindi come vi approcciate al futuro adesso? Infatti è proprio così, ci vogliono sempre più persone professionali, qualificate, che siano dei collaboratori, dei partner ideali, perché con il team, come dicevo prima, con la squadra si vincono le partite. E quindi in questi grandi cambiamenti digitali, tecnologici, c'è bisogno di figure altamente qualificate in ogni segmento di mercato, in ogni categoria e progetto che si vuole realizzare. Per quanto riguarda il futuro, io credo che le aziende hanno bisogno di un po' valutare bene le sue fondamenta, perché il futuro è un futuro che può cambiare velocemente e quindi se sei con delle fondamenta solide riesci a capire i cambiamenti. E quindi noi suggeriamo questo e soprattutto guidiamo a fare le fondamenta solide alle imprese. Ecco, Frasson, sa che noi giustamente per questi le Fonti Awards monitoriamo le eccellenze costantemente. Se domanda che rivolgo a tutti i miei ospiti, proprio perché è giusto che le eccellenze vengano messe in pole position, in evidenza, se veniste riselezionate, partecipereste ancora a questi le Fonti Awards, cioè sareste dei nostri nuovamente? Beh certo, per me è stato un grande onore, anche se siamo una piccola agenzia, però questo ci gratifica moltissimo il lavoro e per questo vi ringrazio ancora nuovamente. Ma ci mancherebbe, grazie a voi per il lavoro, insomma complimenti, adesso godetevi il premio in attesa di tanti altri riconoscimenti, insomma sicuramente arriveranno, quindi grazie a Federico Frasson, fondatore e managing director di FK Design, complimenti ancora e a presto. Grazie. Grazie.